Sì, apre anche gli eventi natalizi in città e le opere che vedremo sono un omaggio alle due figure di cui quest'anno si celebra il 450° anniversario dalla scomparsa, cioè Giorgio Vasari e Cosimo I de' Medici. Quel connubio di potere e arte che ha reso grande, grandissimo Firenze il Rinascimento. Quindi un omaggio al Duca, è un omaggio all'artista, architetto, storico dell'arte Vasari, con due opere prestate dalla Galleria Borghese di Roma, quindi un prestatore d'eccellenza, e vuole in qualche modo da una parte continuare la tradizione della funzione espositiva di questo museo e non solo narrativa come il Museo delle Terre Nuove, dopo le mostre organizzate nell'ambito delle Terre degli Uffizi, ma vuole anche aprire la strada, essere un'anticipazione a quello che sarà un'esposizione più ampia, nutrita e autorevole che stiamo mettendo in campo per le celebrazioni masaccesche. Quindi un avvenimento importante e Vasari è chiaramente il trait d'union tra tutto perché è Vasari che parla diffusamente di Masaccio, è Vasari tra l'altro che insieme a Giovanni Stradano ritrae in una opera molto nota Castel San Giovanni, San Giovanni Valdarno, è un'opera che ha gli Uffizi, quindi l'opera più nota che descrive San Giovanni. Ecco qui il legame tra la nostra città, Firenze, l'arte, la cultura, le tradizioni di questo museo, le mostre passate di questo museo e la sua prospettiva futura.